La prima cosa che faccio la mattina quando raggiungo la mia locomotiva, la saluto. Deve pur sapere che sono qui. Poi faccio un giro di verifica, controllo i sistemi di sicurezza e mi annuncio pronto per partire. All'impiegata della manovra dico che possiamo posizionare la mia locomotiva e al dirigente del traffico ferroviario annuncio l'inizio del mio turno. Il dirigente del traffico ferroviario e il macchinista sono funzioni importanti. Se non ci fosse un dirigente del traffico ferroviario, non potrei muovermi neanche di un metro. Lui mi dispone il percorso, guarda in avanti per me. Viaggio a 160 km orari. Non so cosa ci sia 4 km più avanti. Lui invece lo sa. Percorso disposto, puoi partire. Buona serata e buon viaggio. Mantenere alta la concentrazione è una questione di esercizio. Personalmente mi motiva sempre il fatto di essere seduto davanti e di trasportare da un luogo all'altro centinaia di passeggeri. È questo il fascino della natura, sia che ci si trovi sul passo del Bernina, quando sorge il sole sul ghiacciaio, o quando ci si inoltri in un'alba. È sempre bello e non è mai la solita mattinata, indipendentemente da quando si è in viaggio. I futuri macchinisti devono superare numerosi test, per esempio di natura psicologica o di conoscenze generali. Se si vuole diventare macchinista, la migliore condizione è quella di avere svolto un apprendistato presso Login, in quanto offre molte opportunità. Con il giusto atteggiamento e una grande volontà, la cabina del macchinista è aperta a tutti.